Lucas Dont conferma il suo dono veramente fuori dal comune per saper scavare nelle zone più protette, più inaccessibili della memoria e soprattutto di quell'età di passaggio che è la primissima adolescenza, quando i corpi iniziano a trasformarsi e i ragazzi e le ragazze devono fare delle scelte, evidentemente devono rendere conto di queste loro scelte anche davanti al resto del mondo. È intimo, sicuramente introspettivo e travolgente. La cosa che mi ha colpito di più di questo film è probabilmente la sceneggiatura, che permette di affrontare una tematica molto complicata con una delicatezza unica nel suo genere. Sicuramente gli argomenti trattati non sono semplici, però la potenza della resa sicuramente rende nel complesso il tutto estremamente delicato e intimo. È fatto con una sensibilità grandissima, un'arte del non detto, è realmente interessante. Come ambasciatore del Belgio sono orgoglioso. Dico a Lucas Dont grazie mille. È la seconda volta che lo vedo e devo dire che la prima non mi aveva fatto questo effetto, cioè il tempo di capire e metabolizzare sì, tutto quello che era successo e poi rivederlo una seconda volta è stato davvero un impatto molto più forte. E nonostante l'assenza quasi del tutto di un sottofondo musicale, è stato un impatto dal punto di vista cinematografico enorme. Hi everyone, my name is Lucas Dont and I'm the writer director of Close. You always hope when you write this piece that an audience will watch it collectively together in this dark space that is cinema. And so I hope that you do, and I hope that you will watch it.